Nell'episodio precedente siamo tornati a Walt Disney Studios, secondo parco Disney a Parigi. E oltre a goderci tutte le sue belle attrazioni, siamo andati a sbirciare i vari cantieri che si trovano al parco in questo periodo, per provare a capire se conviene visitarlo adesso o se è meglio aspettare l'avvento di Disney Adventure World e delle novità che porterà con sé. Inoltre, per la prima volta ho provato il Pym Kitchen, uno dei ristoranti a tema del parco, che propone una formula decisamente interessante. Oggi invece scopriremo il secondo albergo di questa avventura, l'Hotel New York di Disneyland Paris, a tema Marvel. Un soggiorno a 4 stelle caratterizzato da opere d'arte, supereroi e tante altre sorprese che adesso scopriremo insieme. Quindi mettetevi comodi e godetevi questo nuovo episodio. Amici, benvenuti all'Hotel New York. È il mio terzo hotel di Disneyland Paris. Sono stato ieri notte al Sequoia Lodge. È già uscito il video, lo trovate nel canale. E stanotte invece starò all'Hotel New York. In realtà sono venuto qui così presto per recuperare il mio Magic Pass. Era già disponibile in app, ma volevo prendere la versione fisica. E dovreste farlo anche voi se pernottate negli hotel Disney, perché alla fine vi resta un po' come souvenir. E io li sto collezionando, quindi dovevo per forza averlo. E con questo adesso corro a Disneyland, anche perché oggi è festa nazionale e prevedo un botto di gente, quindi è meglio che mi sbrighi. L'hotel lo esploriamo bene quando torno da Disneyland. Intanto che sono qui vi faccio vedere un po' la parte esterna dell'hotel, visto che c'è ancora luce, perché stasera uscirò dal parco alle 10 passate, quindi sarà già buio. L'hotel non ha attrazioni particolari all'esterno, c'è queste ampie zone con dei tavolini che fanno molto New York, con tutta l'atmosfera autunnale, le foglie cadute a terra, ci sono le panchine. Non lo so, io non sono mai stato a New York, però nel mio immaginario me la ricorda. Davanti l'ingresso secondario dell'hotel, che è questo qui, perché poi c'è l'ingresso principale dall'altro lato, c'è questo enorme prato con delle sedie attorno che si affaccia sul lago Disney, e sullo sfondo c'è il Newport Bay Club, è un altro hotel del resort. Non sono andato lì giù, ma suppongo che sarà uguale a questa zona qui. L'hotel è stato ritematizzato qualche anno fa a tema Marvel. Qui fuori al centro, ad esempio, c'è la statua gigante di Iron Man. In realtà l'Hotel New York esisteva già da parecchio tempo, era un hotel a tema New York, appunto. Hanno mantenuto il nome, ma aggiunto Art of Marvel, proprio perché il tema scelto adesso è appunto la Marvel. E non è un nome casuale, perché all'interno in realtà ci sono davvero delle opere d'arte a tema Marvel. Quindi non vedo l'ora di scoprirlo bene stasera. Intanto, ripeto, è meglio che mi sbrighi, perché c'è un sacco di gente. E infatti, dato che era pieno di gente, ho passato l'intera giornata a Disneyland, vedendolo anche per la prima volta nella sua versione natalizia. Ma una volta uscito dal parco, eccoci qui, sono appena tornato da Disneyland, sono distrutto, ma la giornata non finisce qui, perché adesso esploriamo l'Hotel New York. Sono mega stanco, ma allo stesso tempo super gasato, perché non vedevo l'ora di venire qui a esplorare bene l'hotel. Tra l'altro la sera è fighissimo, illuminato di rosso. Ok, fa anche un po' freddino, quindi mi sa che conviene entrare. Mentre ero al parco mi è arrivato un messaggio con il numero della camera. Io il Magic Pass l'ho già ritirato stamattina, quindi posso direttamente andare lì, e mi sa che è proprio quello che farò. Iniziamo subito esplorando la camera e poi vi porto in giro per l'hotel. Eccoci dentro, c'è la boutique proprio qui accanto. Ho paura che chiude, perché sono già le 10 passate, quindi direi di esplorarla subito. Molto piccola rispetto al negozio del Sequoia Lodge o il negozio del Disneyland Hotel che ho visto. Però anche loro hanno articoli esclusivi, come le t-shirt col logo dell'hotel, le borracce che sono bellissime, sono pure in offerta. Ok, vado subito in camera senza perdere altro tempo, perché qui ci sono un sacco di cose da farvi vedere. È bellissimo questo hotel. Qui il mio Magic Pass, il numero della mia camera è 0142, quindi dovrebbe essere in questo corridoio. Non è neanche lontanissima in realtà, perché sono nello stesso piano della reception, il che è ottimo. E dovrebbe essere qui da qualche parte. Eccola qui. È sempre bello questo momento. Accendiamo le luci. Oh no, ho acceso le luci del bagno. Ma scusate. Ah, ecco, ok. Benvenuti. Mi avevano già portato lo zaino in camera. L'avevo lasciato stamattina al deposito bagagli. E adesso, Madonna, ma che bella è! Qui
Questa è davvero incredibile come camera. A parte che è molto grande, ma in generale si vede che è una camera da hotel a 4 stelle. Ve la faccio vedere meglio. Questa è la porta d'ingresso, subito a destra c'è il bagno. Accendiamo le luci. Bagno iper mega moderno. Molto molto bello. Abbiamo lo specchio grande e uno specchietto più piccolo che probabilmente, ecco esatto, serve a guardarsi più da vicino. Il lavandino con questo colore rosso e crema sopra. Con due bicchieri, saponetta dell'hotel New York e il servizio cortesia dell'hotel. Ci sono gli asciugamani piccoli e quelli per la doccia. Doccia che anche qui è una vasca, ma ha questa vetrata che la rende un po' box doccia, quindi in teoria è due in uno. Bagno schiuma e shampoo a tema Marvel. E di qua c'è il gabinetto. Usciti dal bagno c'è la zona armadio. Qui si apre, c'è la cassaforte, ferro da stiro e qui ci sono dei cassetti. Mentre questo è lo spazio in cui potete mettere le vostre valigie o potete comunque usarlo come deposito o in qualsiasi altro modo preferite. Specchio non manca mai. E signore e signori, questa è la mia camera. Ci sono due letti da una piazza e mezzo. Mi piace tantissimo, è seriamente troppo bella. Tutta questa mega spalliera con le luci soffuse, probabilmente queste si accendono pure. Devo solo capire, ecco. C'è. No, vabbè, scusate, devo sistemare un attimo qua la situazione. Devo calmarmi un pochettino. È che ci sono talmente tante cose che vorrei farvi vedere. È una stanza che mi sta piacendo tantissimo. Davanti ai letti c'è questa scrivania con la sedia. C'è lo specchio che diventa in realtà una TV personalizzata, tra l'altro. Come in tutti gli hotel del resort, vi danno il benvenuto con la TV. Ed è a tema Marvel, è bellissimo. Anche qui macchinetta del caffè. Bicchierini a tema con l'hotel. Acqua offerta. Questo deve essere il mini frigo, esatto. È vuoto, però potete farlo riempire su richiesta. Qui c'è la cartellina dell'Hotel New York. Eccola, con la cartolina in omaggio. Qui ci sono un po' di informazioni per quanto riguarda l'hotel. E ai muri la stanza ha queste opere d'arte. In questo caso ce n'è una a tema Black Panther. E c'è anche questa. Ah, e non dimentichiamoci delle poltrone. Ce n'è una, due, c'è un tavolino e questi cuscini tematizzati con New York. Fighissimi. E a terra tappeto con i colori dell'hotel e della stanza. Io sono al piano terra e ho una camera superior, quindi in teoria dovrei avere la terrazza. E infatti ho la mia terrazzina privata che si affaccia sul prato dell'hotel. Lì davanti c'è il Disney Village e wow, bello questo. C'è anche la penna con scritto Disneyland Paris e Disney Hotel New York. E il notepad, fighissimo. Questi ovviamente vengono a casa con me. Lasciamo momentaneamente la camera, vi porto ad esplorare un po' l'hotel. Quindi usciamo. E voilà. Devo ricordarmi di non fare troppo rumore perché in realtà è abbastanza tardi e c'è gente che già molto probabilmente dorme. I corridoi delle camere hanno questa moquette e l'intero hotel è tappezzato di opere d'arte. E non solo roba del genere, ma anche vere e proprie opere d'arte. Partiamo subito dalla reception, che si trova proprio qui. Questo è l'ingresso dal lato della strada. Lì a sinistra c'è il deposito bagagli, dove ho lasciato lo zaino stamattina. Questa è tutta l'area della reception. Qui ci sono tre armature di Iron Man. E in generale, se vi guardate bene attorno, anche robe come questa, che può sembrare una semplice lastra in metallo, in realtà è una vera e propria opera d'arte, perché ci sono intagliati gli eroi della Marvel. Qui ad esempio c'è Spider-Man. Questo è l'angolo del concierge, mentre da qui si esce per raggiungere il Disney Village e i parchi. E qui c'è lo Skyline Bar. Però ve lo faccio vedere meglio dopo. Andiamo di qua, qui c'è la boutique che vi ho fatto vedere prima. E meno male che ve l'ho fatta vedere perché ha chiuso. Tra l'altro giustamente ci sono pure gli orari segnati fuori. Ha chiuso alle 11:30. Bella questa vetrina. Ehi, ma io queste cose non le ho viste dentro il negozio. C'è anche il profumo dell'hotel. C'è la candela profumata. Che figata, ma io queste robe non le ho viste lì dentro. No, ma non c'erano, vi giuro. O non l'ho esplorato bene io probabilmente. Da questo lato c'è la zona dei ristoranti. C'è il ristorante downtown e il Manhattan. Mi sa che questo è quello dove si fa anche colazione. Mentre per di qua leggo che si va verso il Convention Center, Superhero Station e le lounge, che qui sono le Empire State Club. E comunque ovunque mi giri non c'è un muro che non abbia o poster o dipinti o quadretti o qualsiasi altro tipo di opere d'arte. È letteralmente pieno. Ecco, qui c'è l'ingresso dell'Empire State Club, che sarebbe l'area dell'hotel dedicata alle suite, comunque a quelle camere che hanno qualcosina in più oltre al prezzo. Questa invece è la lounge dell'Empire State. E qui c'è la Superhero
Station, che però mi sa che è chiusa. Sì, infatti ha chiuso alle 10:15. Qua si va verso il Convention Center, ma non credo sia una zona che mi interessi. Però siamo qui, è comunque giusto esplorarla. Non c'è letteralmente nessuno qui. Sembra uno di quegli scenari da spazi liminali, un po' stile Backrooms. Fa un po' impressione. C'è questa sala gigantesca tutta vuota. Comunque queste sono tutte le sale dedicate ai meeting. Qui ci sono dei bagni. Quasi quasi, se sono aperti, vediamo se sono tematizzati. No, non sono tematizzati, però c'è un buonissimo profumo qui dentro di pulito. E quindi anche i bagni promossi. Adesso, prima di tornare in camera, facciamo un salto allo Skyline Bar, un localino niente male dall'atmosfera newyorkese che si affaccia direttamente su Manhattan. È fighissimo questo bar, tra l'altro nelle due dietro, bellissima la torre degli Avengers, ogni tanto appare anche Iron Man. Questo è il menù dello Skyline Bar. Ovviamente fanno alcolici, è un bar, quindi è normale che facciano drink, ma dovrebbe esserci anche qualcosa di analcolico. Ci sono anche dei prodotti esclusivi per il periodo natalizio e c'è qualcosa che mi attira, tipo questo, ha dei sapori che mi attirano. C'è del latte alla base, quindi mi farà super male, ma ho letto cinnamon roll flavor syrup e salsa al caramello, sicuramente mi piacerà. E c'è anche qualcosa da mangiare, come questi bignè di gamberi o questo pandorino toast. Questo fa molto ridere. Non capisco se è un dolce o altro. Comunque, dietro di me si vede New York. Hanno anche questi cocktail mega tematizzati, ma purtroppo sono disponibili fino alle 22. E abbiamo già sforato l'orario. Alla fine ho deciso di prendere quella roba che ha il latte dentro. Quindi quasi sicuramente passerò la notte in bagno, ma fa niente, assaggiamo. A parte che è molto più grande di quel che pensassi. C'è di sopra tutto questo strato di panna con la crema al caramello. Porca miseria se è buona, bisogna vedere come il resto. Mi hanno anche dato la cannuccia per bere. Così nel frattempo assaggio anche il resto della bevanda. Non credo sia alcolica, è una roba da colazione in realtà. Sa di caffè e latte. Cavolo, si sente tantissimo la cannella, mi fa impazzire questa cosa. Però sì, è una bevanda molto da colazione, merenda, non è proprio il cocktail da prendere a mezzanotte. Mentre la bevo vi racconto qualche piccolo aneddoto riguardo questo hotel. L'hotel New York in realtà esisteva già, poi nel 2018 circa si è iniziato a pensare a qualcosa di nuovo e nel 2021 o 22 è stato finalmente aperto il nuovo hotel New York, Art of Marvel. L'intero hotel è un po' una galleria artistica, ci sono tantissimi sketch, poster, dipinti, fumetti, è pieno di roba che riguarda l'arte della Marvel. Già l'ingresso dell'hotel è qualcosa di assurdo, sembra davvero di entrare dentro una galleria d'arte futuristica con le armature di Iron Man messe in vetrina in bella vista. È un po' tutto lo stile dell'hotel, ha una sua particolarità, mi piace davvero tanto. Ci sono esposte anche opere prodotte da veri artisti che lavorano per la Marvel, anche le camere, le oltre 450 camere dell'hotel hanno tutte delle opere dell'Art of Marvel esposte ed è una figata. Anche questo bar in realtà è una delle novità che è stata aperta insieme all'hotel ed è accessibile da tutti gli ospiti di Disneyland Paris, anche coloro che non pernottano nell'hotel, il che è un'ottima cosa. Ok, l'ho bevuto tutto, voglio proprio rischiare stasera. Guardate anche quanto sono carini i tovagliolini a tema Skyline Bar. Fatta quasi l'una, adesso torno in camera, devo fare la doccia, poi vado immediatamente a dormire perché domani mattina devo svegliarmi mega presto. Ah, mentre vado, di qua c'è la piscina e una zona dei più piccoli. Solo che ovviamente adesso è chiusa, ma Chris, che prevedeva il futuro, c'è già stato stamattina, quindi facciamo un attimo un salto indietro nel tempo e questa è la piscina dell'hotel. Ah, e questa è la piscina dell'Hotel New York. Ha un po' le vibes da Backrooms, non so perché, mi sembra una di quelle piscine con quelle vibes lì, però mi piace. È meno calorosa della piscina del Sequoia Lodge, arredata in modo un po' più freddo, ma ha assolutamente senso. Ovviamente non mancano tutti i servizi necessari come spogliatoi, bagni e c'è anche la palestra, se mai vi venisse voglia di allenarvi. Probabilmente come piscina preferisco quella del Sequoia Lodge, però ha comunque il suo fascino. Ah, per arrivare in piscina c'è anche il Marvel Design Studio, che credo sia un po' simile alla roba che c'è a Walt Disney Studios, dove insieme a un insegnante fai il tuo sketch dei personaggi Disney. Qui probabilmente sarà a tema Marvel. È comunque un'attività dedicata ai più piccoli. Però fighissimo.
sono super pronto per andare a dormire. È stata una giornata bellissima, ma super pesante. E ne sto sentendo il peso adesso, quindi non vedo l'ora di mettermi sotto le coperte. Anche perché domani mattina in realtà dovrò svegliarmi molto presto, perché devo andare a fare colazione e poi devo dirigermi immediatamente ai Walt Disney Studios. Con il Magic Pass, essendo ospite dell'hotel, ho l'accesso anticipato al parco e vorrei sfruttarlo. Quindi domani sarà un'altra giornata abbastanza pesante. Mi dispiace tantissimo di non poter vedere la Superhero Station. Era una delle cose che più mi incuriosivano in questo hotel, ma purtroppo ho deciso di dedicare l'intera giornata a Disneyland e alla fine l'ho trovato chiuso. È uno spazio con allestimenti dedicati ai vari supereroi della Marvel. Ci sono diversi punti fotografici, zone dinamiche. Era una cosa molto carina, però purtroppo non la potrò vedere in prima persona. Vediamo, non posso assicurarvi nulla, però se dovessi riuscire a passarci domani mattina, vedremo. Mentre giocavo un po' con la TV mi sono accorto che c'era un messaggio di benvenuto che ho saltato purtroppo. Comunque era questo qui, molto bello. Che figo. Adesso spengo le luci e vado a dormire. Che atmosfera incredibile è. Oh no, è super lontana quella, ma perché non si è spenta? Buonanotte. Fuori è ancora buio. Andiamo a fare velocemente colazione e poi iniziamo quest'altra splendida giornata. Ho sonnissimo. Ho anche acceso la TV con i cartoni animati francesi per provare a svegliarmi prima. Ma in questo momento mi sento ancora come se fossi sotto le coperte. Mi sa che ancora dormono tutti. Sapete che ho il dubbio che ho sbagliato pure l'orario della colazione. Bene, ribollito, è ancora tutto chiuso. No, però c'è già gente sveglia e stanno andando verso i ristoranti, quindi suppongo che sia l'orario giusto. Cosa c'è qui oggi? Ah, la colazione si fa al ristorante Manhattan. Quindi ieri vi avevo detto una cagata. Ah, sembra molto carino dentro. Vedi che bella colazione. C'è una serie di croissant, il pane al cioccolato che mi sa che prenderò. Ci sono le brioche e il pane bianco. Ok. Qui ci sono i distributori del latte, succhi di frutta. C'è il caffè con la stessa macchinetta che c'è in camera. Hanno questo il Deca. E dove sono? Ah, eccole, ok. Ce l'avevo proprio dietro. Nel piatto abbiamo il pane al cioccolato. Ho preso anche un pancake e la fettina di torta con topolino. Era troppo bella per non prenderla. E un caffè che però sembra un cappuccino. È venuto super lungo. Guardate che carina anche la tovaglietta. Cioè anche le tovagliette della colazione sono arte. Fuori vedo che tira un po' di vento. Probabilmente farà anche freddo. Peccato. Ieri si era schiarito il cielo. Assaggiamo il pane al cioccolato. Che bello. Buonissimo. Questa mi sembra un po' un peccato a mangiarla. È troppo bella. Dovrebbe essere comunque una semplicissima torta. È buonissima. Non me l'aspettavo. È molto molto buona. Vorrei prendere un po' di frutta e poi vado via. Abbiamo macedonia, ananas e arancia. Hanno anche lactimel. Prenderò un po' di macedonia. Ok, sono pronto a iniziare questa giornata. Adesso torno in camera, prendo le cose e poi corro a Walt Disney Studios. Io qui dentro ci spenderei un sacco di soldi. E che sono solo con lo zaino, ho zero spazio per portare altra roba a casa. Però è un posto incredibile questo hotel. Ok, siamo arrivati alla fine di questa avventura all'hotel a tema Marvel qui a Disneyland Paris. Mi dispiace un po' andarmene, sarò sincero, l'ho vissuto per troppo poco tempo. Mi sarebbe piaciuto restare qui ancora un altro po', però oggi è un'altra giornata mega impegnata, stasera poi ho l'aereo per tornare a casa. Però nulla mi vieta di tornare un domani. Intanto sono stato mega contento di aver vissuto questa esperienza. È senza dubbio l'hotel che si avvicina di più al lusso del Disneyland Hotel, ma con un concept molto più moderno, non c'è il lusso del class.
ogni cosa qui richiama New York e i supereroi della Marvel, dalla struttura ai colori che ci sono nelle camere, l'arredamento, tutto. E sinceramente questa cosa mi piace un casino. La camera dove sono io, che si trova nello stesso piano della reception, è una delle camere superior normali, in più alla terrazza, e quindi suppongo che sia costata un po' di più rispetto alle camere che magari sono nei piani superiori. Sì, beh, chiaramente è un hotel che costa. Io l'ho prenotato in realtà con poco anticipo, quindi l'ho anche pagato probabilmente più di quello che avrei pagato prenotandolo prima. Però se volete concedervi qualcosina in più nel vostro soggiorno Disney, questa è un'ottima scelta. È il perfetto compromesso a metà tra il Disneyland Hotel e tutti gli altri hotel del resort. Non ho ancora visto il Newport Bay Club, che si trova all'altro lato. Anche quello è un hotel 4 stelle, quindi sicuramente sarà super valido come questo. Però a sto giro me lo son perso, recupereremo la prossima volta. Adesso si è fatto l'orario di lasciare la camera e dirigermi verso i parchi. Dato che oggi inizierò con Walt Disney Studios, mi fionderò subito sulla Tower of Terror. Non vedo l'ora. Let's go! Quando voi starete guardando questo video, comunque il video dei Walt Disney Studios sarà già uscito. Quindi se non l'avete ancora visto, andatelo a recuperare, lo trovate nel canale o ve lo lascio qui in descrizione. Oh no, ma sta piovendo. Fa anche molto freddo. Speriamo bene, non vorrei concludere così questa avventura. Guardate quanto è autunnale qui. Che bello. Nel prossimo episodio...